Ora entriamo finalmente nel mio mondo, quello competitivo, quello delle gare grave che sono fatte anche di allenamenti, di fatica, di alimentazione. Cambia la bici, cambia l'approccio, cambia il modo di vedere questo mondo che è così ricco, così ampio. Quindi su School of Gravel iniziamo a dar del gas e andiamo a vedere come ci si prepara per una gara gravel. Abbiamo lasciato indietro il gravel romantico, quello dei panorami, quello della bellezza del pedalare tranquilli, dell'andar piano, un po' slow food diciamo. Siamo passati in questa nuova serie su Endu Channel di School of Gravel in una parte più racing, più competitiva, più veloce. Abbiamo iniziato a spingere veramente sui pedali perché vogliamo guardare tutto quello che riguarda la parte più competitiva. Avrete notato che ho cambiato bici, o meglio è simile all'altra, ma questa ha un modulo di carbonio diverso, è più leggera. Abbiamo cambiato componenti perché del GRX ne abbiamo parlato tanto nelle puntate precedenti, ma questo è quello nuovo, elettronico, a 12 velocità con la doppia, quindi possibilità di fare grandi velocità in pianura, in discesa, proprio perché queste gare sono anche molto lunghe. Pensiamo a The Rift in Islanda, 200 km in mezzo ai vulcani, un posto incredibile, o l'Unbound in America, gare lunghissime dove si fa una velocità media molto molto alta, ma anche gare in Italia come Gran Enduro dove si va per sentieri. Allora la coroncina piccola davanti ci verrà utile per fare anche dei sentieri un po' più trail, un po' più complicati. Quindi tutto quello che riguarda il mondo competitivo, dall'alimentazione, come ho già detto, all'allenamento, perché qui non conta solo fare un giro in bici per riuscire a pedalare in tranquillità, ma bisogna andare veloce. Quindi andiamo a vedere come struttureremo le prossime puntate per la parte grave del mondo racing. Sfreccia, vola, corri, respira, nutriti. Per mantenere il ritmo delle tue passioni hai bisogno di un'energia tutta nuova, quella di Cetilar Nutrition. Fai di ogni performance la tua performance migliore con Cetilar Nutrition. Snoccioliamo questi argomenti perché avremo tante puntate per parlare del mondo gravel racing. Come vi abbiamo già detto, c'è tanto, tanto, tanto da dire, perché cambiando l'approccio cambiano tante cose. È vero i componenti, è vero l'allenamento, è vera l'alimentazione, ma dovete prima di tutto cambiare il vostro approccio mentale. Gravel racing significa menare, significa allenarsi, significa crederci, che è molto diverso che caricare le proprie bici o semplicemente giocare con gli amici. Da dove partiamo? Direi da lei perché è quella cosa che abbiamo sotto le chiappe per andare in bici, per andare veloce in bici. Quindi dedicheremo del tempo a spiegarvi come cambia questa bici, perché sembra simile ma in realtà non lo è. Anche lei cambia dentro, cambia l'anima, cambia il modo in cui lei vi porterà in giro, quello che sentirete sotto le mani quando andrete a dare gas. L'alimentazione e allenamento sono fondamentali, perché è un po' come il mondo stradistico, un po' come il mondo di biker, è un mondo dove conta tanto anche come vi alimentate, come vi allenate e con che scopi, con che goal. Il mezzo sì, l'abbiamo descritto, l'abbiamo visto, ma come va manutenuto? Perché è vero che la bellezza della gravel è una bici con poca manutenzione, non ha le sospensioni, spesso, perché a volte le ha, dipende dalle gare che andate a fare, ai freni idraulici certo, al cambio elettronico, ma perché bisogna guardarsi bene? Perché bisogna farla controllare? Perché se volete menare, se volete scattare, se volete provare a vincere delle gare o semplicemente battere i vostri amici e avversari, è bene che sia giusta quando fate uno scatto, quando fate una frenata, quando fate delle alte velocità in una gara tipo la Strade Bianche con queste discesioni veloci. Ecco che la bici bisogna che sia veramente in ordine. Il pro rider, il sottoscritto, può darvi tanti tips, ma andremo
in una di queste puntate a portarvi un ospite che vi darà i suoi consigli, quelli di un vero pro del mondo gravel. Il sottoscritto invece potrà darvi dei tips molto molto utili, e lo andremo a fare in una puntata dedicata, con le tecniche di guida. Abbiamo visto le tecniche base nelle puntate precedenti di School of Gravel, quando parlavamo di gravel più romantico, più tranquillo, più slow, più easy, ma qui andremo a vedere come usare questa bici in circostanze competitive. Quindi quando avete gli avversari di fianco, per esempio, un tips tipo chi magari non ha mai fatto una gara su strada, come funziona stare bar to bar, tengo i gomiti larghi, stretti, mi deve infilare, come limare in una gara gravel. E infine, la gara di per sé. Andiamo a fare una gara insieme, andiamo a simulare una vera e propria gara gravel, dove quindi metteremo tutto questo insieme, dall'allenamento all'alimentazione, al settaggio della bici, la pressione delle gomme, come limare, come dormire tranquilli la sera prima e come fare il meglio di noi stessi ad una gara gravel. In conclusione vi porto un'esperienza personale. Non tutte le gare gravel a cui ho partecipato mi sono piaciute, ma perché? Cavolo, sono tanto diverse. Pensate a una corsa a tappe di diversi giorni o la Unbound in America a 300-200 miglia. Sono tante. Oppure Grinduro a prove speciali o un'altra ancora, la Nova Eroica o la Strade Bianche. Sono tutte molto diverse. Ecco che prepararsi per essere pronti in questa è importante, ma anche saper scegliere quella che a noi garba di più, come dicono in Toscana. Da Marco Fontana, Endo Channel e School of Gravel, ci vediamo nelle prossime puntate, perché ho il fiatone, significa che devo un po' allenarmi prima delle prossime. Alla prossima puntata!